È uscito sulla stampa notizia che dei progetti che riguardano la rigenerazione urbana non c'è sempre la finalizzazione. Sì, ho visto anch'io sulla stampa, diciamo, alcuni timori da parte di diversi cittadini relativamente alla destinazione di questi edifici, in gran parte vecchie scuole dismesse. Ora, il PNRR, come è noto, finanzia il contenitore e noi stiamo riqualificando tutti questi contenitori che erano abbandonati, da decenni. Diciamo, il contenuto viene definito e dalle indagini che sono state fatte e dai questionari che sono stati fatti nei mesi precedenti e anche da come dire, da un obiettivo di fondo che è quello di ripopolare, come dire, di dare valore alle nostre frazioni che, come sta succedendo in tutta Italia, si stanno spopolando perché diciamo, la forza attrattiva delle città è sempre più evidente. Ma perché le frazioni si stanno spopolando? Ecco, la strategia è questa: si stanno spopolando perché mancano i servizi. Le giovani famiglie faticano, diciamo, se si trasferiscono in una frazione poi a raggiungere il centro abitato, mancano i servizi, diciamo, anche di primo ascolto dal punto di vista sanitario, le sale studio, i servizi per la comunità. Io credo che questo sia un modo per rendere nuovamente attrattive le nostre frazioni, dove si potrà e si può godere anche di una qualità di vita forse migliore che in città, diciamo, per anche la situazione ambientale e per la qualità di vita, come dire, più intima e più familiare che può dare una frazione. C'è un altro tema che sta venendo avanti nel discorso pubblico in città, e cioè che mancano gli spazi per consentire alle associazioni di volontariato di varia natura di riunirsi e quindi di esprimere quella volontà di partecipazione alla vita pubblica cittadina che è prevista anche dalla Costituzione. Sì, questi contenitori saranno utilizzati proprio anche per questo, per dare spazio ai cittadini per confrontarsi, per condividere progetti, idee, problemi e temi del territorio.